Pace e bene e bentornati. Oggi 19 settembre ricordiamo San Francesco Maria da Camporosso. Ascoltiamo. San Francesco Maria nacque il 27 dicembre 1804 a Camporosso, nell'attuale provincia di Imperia, e fu battezzato col nome paterno di Giovanni. Da sua madre, per la quale la fede era luce e forza di vita, il piccolo Giovanni ricevette i primi insegnamenti di pietà. Ancora ragazzo, aiutava il padre come pastore del piccolo gregge di famiglia e nel duro lavoro dei campi. Guarito da bambino da una grave malattia, grazie all'intercessione della Madonna, a 17 anni, udita la voce di Dio che lo chiamava a una vita più perfetta, entrò fra i frati minori conventuali in qualità di terziario e successivamente tra i frati minori cappuccini. Appena finito il noviziato, fu destinato al convento della Santissima Concezione di Genova, dapprima come aiuto nella cucina e come infermiere, poi come questuante. Nel quartiere del Porto, ove in particolar modo si svolse la sua attività pastorale, la sua figura esercitava un fascino straordinario su quanti l'avvicinavano. Fu proprio grazie al popolo che sorse il grido di Padre Santo per designare Frate Francesco ed esprimere l'ammirazione e la gratitudine di quanti erano stati beneficati dalla carità dell'umile frate. Quando verso l'estate del 1866 scoppiò una furiosa epidemia a Genova, Francesco offrì al Signore la sua vita per far cessare il flagello che aveva colpito la sua città. Morì il 17 settembre 1866. E quella di San Francesco Maria è stata una delle tante storie di questi uomini che sono stati tra la gente e lo hanno fatto con un grande ascolto, con una grande presenza, quasi le persone giuste al momento giusto e quasi sempre. E lui in particolar modo era vicino alle genti del porto, alla gente del mare che spesso ricorreva a lui quando vedeva questa sua figura alta passare tra di loro, aveva proprio la consapevolezza che Dio li accompagnava, che non erano soli e che potevano fare affidamento su qualcuno. La santità è soprattutto questa e quindi vogliamo affidare proprio le persone di mare, le persone che hanno questa cultura dell'immensità dell'orizzonte ed anche della piccolezza della creatura che in mezzo alle onde è molto molto fragile. Quindi vogliamo affidare loro e tutti noi a questo bellissimo esempio. San Francesco Maria prega per noi.